a dimenticare la stagione 1970-71 per il Milan. Ad un passo dal traguardo i rossoneri sono beffati, sia in campionato sia in Coppa Italia. Nereo Rocco è confermatissimo in panchina, così come Gianni Rivera è più che mai l'uomo simbolo del popolo rossonero. Vanno via Lodetti e Sormani, arrivano tra gli altri Romeo Benetti, Biasiolo e Zignoli. In campionato il Milan lotta fin dall'inizio per le posizioni di vertice. Ci sono alcuni risultati di assoluto prestigio, come il 3-0 alla Juve e il 2-0 nel derby con l'Inter. A gennaio il Milan è campione d'inverno, poi però deve arrendersi alla rimonta dell'Inter che a sorpresa va a vincere lo scudetto. Ai rossoneri non rimane che il secondo posto. Ci sarebbe la Coppa Italia, ma anche in questo caso la fortuna non è dalla parte del Milan. Nello spareggio decisivo per l'assegnazione della Coppa vince il Torino ai calci di rigore. Su questo centro di Benetti, acrobazia del centravanti Villa che batte Tancredi. Milan 1, Juventus 0. Replica il Milan e fa centro. Scende Villa che serve Prati. Gran tiro di destro che Tancredi devia ma senza fortuna. 2-0. Invece, dopo aver manovrato con disinvoltura, al 20° va a rete fulmineamente con Combini. Come accade al 34° con Prati che raddoppia. La Fiorentina è in ginocchio, il Milan dilaga. Ancora Prati al 41° guizza e realizza. Si va al riposo sul 3-0. La Fiorentina è disperatamente in avanti. Il Milan di contro sfrutta la sua foga con fredda lucidità e la trafigge con Biasiolo per la quarta volta inesorabilmente. Si gioca in uno scenario irreale, le nuvole s'aprono al suolo e lo stadio ora è fatto di silenzio. Sfrutta la posizione di privilegio e non esita davanti alla possibilità di aumentare il bottino che sale a 5 reti al 16° con questa conclusione spettacolare di Combini. È proprio finita. Benetti è stato il primo goleador al 12° e successivamente sono venuti 3 gol di Prati. Prima conclusione di una fuga solitaria. Secondo con un bellissimo colpo di testa in tuffo. E il terzo con una girata al volo. E questa è la seconda tripletta di Prati dopo quella ottenuta il 22 novembre a spese del Vicenza. Ma è il Milan che segna ed è il suo stopper Maldera a portarlo in vantaggio con la complicità di Albertosi. Siamo al 22°. Tuttavia nell'azione successiva, al 40°, il raddoppio arriva ugualmente.
ed il gol porta la firma di Benetti. Anche stavolta c'è un grosso errore di Albertosi. Cagliari cede di schianto ed il Milan fa centro una terza volta al 44esimo con Prati sul servizio di Rivera. Segneranno ancora invece i rossoneri con Combin nonostante la disperata uscita di Reginato. Seguito il gol del Milan siglato da Combin con un colpo di testa. La correre di Prati e di Panzanato ha ingannato Zoff e la palla è finita all'MLM sul palo per poi adagiarsi in rete. Nei primi 5 minuti, insomma, le emozioni non sono mancate, ma ottenuto questo vantaggio il Milan si è un po' assopito.